Salvatore, ho saputo del tuo piccolo imprevisto. Ti volevo augurare una migliore ripresa al più presto e ritornare nel nostro team. Un in bocca al lupo per tutto. Ogni tanto siamo di fronte a alcune sfide, ma sono sicuro che la tua tempra ti aiuterà anche in questa circostanza. I migliori saluti e arrivederci a presto. Salvatore, non sei solo e non vedo l'ora che tu ti possa rimettere perché così si inizia a combattere in prima linea e scendo anche io a Racalmuto a darti una mano. Un saluto a tutti e portiamo un pochino una ventata di aria pulita perché il puzzo del malaffare è dappertutto e quindi come qualcuno diceva qualche decennio fa, bisogna far tornare a soffiare un fresco alito di libertà, un fresco vento di libertà. A dopo. Ci sono persone che quando le conosci, sono pochissime queste persone, la prima sensazione che hai è che come ho potuto non conoscerlo prima, cosa mi sono perso? È quella che è stata la mia sensazione quando 5 anni fa ho conosciuto Salvatore Petrotto, era il 2019, l'emersione del sistema montante in Sicilia e il mio lavoro giornalistico unitamente al suo, che non era solo un lavoro giornalistico, ma era un lavoro di grande testimonianza civile, di passione politica, di studio, di analisi, anche purtroppo di persecuzione giudiziaria per quello che aveva già subito, ci fecero incontrare. E ho apprezzato Salvatore Petrotto come pochissime altre volte mi è capitato, con questa intensità, con questo livello di personalità, con questa forza, abbia mai potuto conoscere in altre persone. Perché in Salvatore c'è un concentrato di onestà intellettuale limpidissima, integralista e integerrima, abbinata al più alto livello di passione, di competenza, di diligenza, di impegno, di servizio agli altri, di cura della cosa pubblica, di elaborazione anche intellettuale, civile e politica in tutti i campi del suo impegno, sia da quello professionale di docente, sia quello di giornalista, di scrittore, di attivista politico, sociale e culturale e di amministratore della cosa pubblica. Sono note le vicende della persecuzione da lui ingiustamente subita per essersi opposto al malaffare, alla mafia, ai signori delle discariche quando difendeva la bellissima, piccola ma nobilissima a Racalmuto e ancora per questo ne sta pagando le conseguenze, nonostante il presunto sistema montante nella percezione corrente dovrebbe essere meno forte di prima, ma non è così perché magari non c'è la persona fisica di montante in campo, ma c'è esattamente il sistema con tutti i suoi addentellati e le relazioni e i traffici criminosi e criminogeni di influenza. Totò Petrotto da qualche giorno non sta benissimo, la notizia purtroppo ha scosso e colpito quanti di noi lo hanno potuto conoscere, lo conoscono e lo frequentano intensamente, ma appunto perché lo conosciamo siamo tutti assolutamente certi che la sua tempra fortissima, la sua fibra inossidabile, la sua forza siano tali che ovviamente riuscirà a vincere anche questo piccolo scherzo di un malessere clinico che gli è capitato all'improvviso proprio mentre era nel pieno della sua attività, attività alla quale dovrà tornare, siamo sicuri, sono sicurissimo, ed è questo il mio forte augurio, che tornerà prestissimo in pienissima forma, non solo in condizioni di salute e di benessere, ma anche con tutte le forze per riprendere a fare ciò che fino all'istante in cui è stato male, stava facendo, con pieno impegno, con la solita generosità e con regalo di un futuro migliore alla sua comunità, proprio nella prospettiva della città di Racalmuto, ma non solo, perché tutti gli onesti del mondo, o quantomeno di quella parte del mondo che poi a ciascuno di noi possa capitare nella vita di frequentare, di intercettare, di raggiungere o con cui interagire, hanno bisogno di persone della sua onestà e di quelle qualità a cui poc'anzi ho accennato. Sono certo che se Totò Petrotto dovesse solo per il suo benessere individuale fare un grande sforzo per recuperare la pianissima forma, probabilmente non sarebbe così
così efficace come invece è e sarà, sapendo lui ben consapevole di quanto ci sia bisogno di lui, del suo apporto, di quello che stava facendo, di quello che dovrà continuare a fare e soprattutto anche del tempo della verità e della giustizia che non potrà non arrivare pienamente dopo tutte le persecuzioni, le aggressioni e le violenze che ingiustamente ha subito e non da parte, come dire, soltanto di criminali che sono riconoscibili o riconosciuti come tali, ma da parte di un sistema di potere che anche quando si camuffa e assume le sembianze perfino di ciò che dovrebbe essere rassicurante, al contrario, è più subdolo e più pericoloso. E Salvatore, con il suo impegno quotidiano, ci ha insegnato come lo si combatte. Auguri, Totò, a prestissimo. Salvatore, noi siamo al tuo fianco e Vereno era calmuto all'inizio di maggio. Vinceremo insieme, Michela. Salvatore, il sole siciliano splende per te, in attesa di vederti. Vittoria!